Nel tempo quaresimale la Chiesa invita a cambiare rotta nella vita, diventando più consapevoli dell'opera redentrice di Cristo e vivendo con più impegno il battesimo. Lo ha detto Papa Francesco nella catechesi dell'udienza generale dedicata appunto al significato della quaresima che inizia oggi. La nostra conversione, ha detto, è la risposta riconoscente al mistero stupendo dell'amore di Dio. Vivere fino in fondo il battesimo significa non abituarci alle situazioni di degrado e di miseria che incontriamo camminando per le strade delle nostre città e dei nostri paesi. Ci abituiamo alla violenza, a fratelli e sorelle che dormono per strada, che non hanno un letto per ripararsi, ha detto il Papa. Ci abituiamo ai profughi che non vengono accolti come si dovrebbe. Ci abituiamo a vivere in una società che pretende di fare a meno di Dio, nella quale i genitori non insegnano più ai figli a pregare né a farsi il segno della croce. Questa assuefazione, ha insistito il Papa, ci narcotizza il cuore. Invece la Quaresima è un tempo provvidenziale per cambiare rotta, per recuperare la capacità di reagire di fronte alla realtà del male che sempre ci sfida. La Quaresima va vissuta come tempo di conversione, di rinnovamento personale e comunitario, mediante l'avvicinamento a Dio e l'adesione fiduciosa al Vangelo. In questo modo possiamo anche guardare con occhi nuovi ai fratelli e alle loro necessità. Per questo, ha concluso il Papa, la Quaresima è un momento favorevole per convertirsi all'amore verso il prossimo, un amore che sappia fare proprio l'atteggiamento di gratuità e di misericordia del Signore. Ci rivolge due importanti inviti.